tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua con Balzac perché voglio fare il tag con lui, col mio cuoricino peloso. Lui è stato il primo micino che ho preso e quindi con lui veramente c'è un rapporto speciale. Però tutti non sono molto favorevoli a essere ripresi. Allora, iniziamo subito con le domande. Come si chiama il tuo gatto? Si chiama Balzac. Quanti anni ha? Lui è vecchiotto. Più vecchiotto degli altri perché ha ormai 4 anni e mezzo, sì, li ha compiuti a gennaio e anche lui un gatto trovatello, quindi anche lui non si sa esattamente l'età, però quella stimata è questa. Cosa significa il suo nome? Allora, il suo nome, allora, molti credono che arrivi da Balzac, lo scrittore francese. In realtà no, il suo nome deriva da una band giapponese, che è la prima band giapponese che io abbia scoperto, che appunto sono appunto i Balzac, e mi piacciono tantissimo perché fanno horror punk e li avevo scoperti perché io ascoltavo i Misfits, che sono il mio gruppo preferito, e avevano fatto una canzone con loro, quindi ho detto gli do questo nome, gli do il nome Balzac, mi era piaciuto subito. Qual è il suo cibo preferito? Allora, a lui piacciono da morire lo yogurt. Lo so che non si dovrebbero dare cibi umani ai gatti, però lui cerca sempre, quando mangiamo lo yogurt, gliene diamo sempre un pochino, cioè proprio un puntino, perché a lui piace tantissimo, gli diamo il coperchietto di alluminio da leccare ed è la cosa che gli piace di più al mondo. Però poi vabbè, mangia ovviamente l'umido, le crocche, lui è uno di quelli che non si fa tanti problemi a mangiare qualsiasi cosa. Qual è il suo giochino preferito? Allora, qualsiasi cosa, anche lui gioca veramente con qualsiasi cosa trovi, però la cosa che veramente lo fa impazzire sono i miei elastici per i capelli, quelli davvero io non li trovo più, cioè quei pochi che mi sono rimasti li devo nascondere perché lui davvero, cioè non so come faccia, lo sente l'odore dell'elastico, non lo so, io li posso anche nascondere magari sul comodino, sotto qualcosa, un po' imboscati, che lui li riesce a trovare. E li prende e comincia a giocare, comincia a fare casino per casa, perché poi li rincorre, se li lancia, li prende in bocca e basta. Se trovo un elastico ed è notte, è meglio se ti alzi e glielo togli, perché altrimenti non dormi più. Poi, descrivi il suo modo di fare le fusa se le fa. Allora, lui fa le fusa in qualsiasi occasione, veramente ha un trattorino e le senti proprio anche da lontano. Lui fa le fusa anche quando non lo tocchi, cioè ogni tanto al mattino ci svegliamo, lui magari è lì vicino sul letto, senza che lo tocchi così comincia a farti le fusa. Oppure si mette vicino a noi mentre mangiamo e comincia a fare le fusa. Nonostante non lo caghiamo perché lo sappiamo che vuole del cibo, così comincia a fare le fusa. Oppure quando io e Paolo ci abbracciamo, ci baciamo, così lui si avvicina, si mette lì di fianco e comincia a fare le fusa. Quindi veramente lui, basta che lo sfiori e comincia a fare il trattorino. La cosa più assurda che ha fatto? Allora, anche lui la cosa, cioè assurde qualsiasi cosa, ma quella che mi ricorda e che mi fa ridere di più è dal veterinario, che l'avevamo portato a fare una visita. E lui ha cominciato a fare le fusa alla veterinaria mentre gli provava la temperatura, quindi con un termometro infilato nel sedere lui faceva le fusa alla veterinaria. Cioè, un ciccione patatone. Com'è il vostro rapporto? Allora, è un rapporto molto stretto, quasi simbiotico con lui, sì, posso dirlo. Io l'ho preso quando ancora abitavo da sola e quindi si è legato subito tantissimo a me. E figuratevi che al gattile mi hanno detto che lui era già stato adottato una volta, ma è stato riportato dopo 2 settimane perché è talmente coccolone che ti sta sempre addosso e i precedenti proprietari, se così si può dire, non riuscivano a fare nulla e quindi l'avevano riportato per questo motivo, una cosa che a me fa veramente incavolare. E allora anche per quel motivo lì avevo deciso di prenderlo, perché appunto l'idea di avere un gatto così coccolone, ed era anche stato il primo che mi era venuto incontro quando ero entrata nella stanza dei amici. Quindi con lui c'è veramente un rapporto molto 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 stretto, dorme spesso su di me, ma anche con Paolo, cioè in realtà lui è veramente coccolone con tutti, anche persone sconosciute prime che entrano in casa, le altre due spariscono, lui invece lì che si vuole fare coccolare da tutti. E quindi niente, il mio cuoricino peloso, lui davvero.
Da quanto è con te? Allora, lui è con me da più tempo, è con me da un anno e mezzo ormai. Appunto l'avevo preso quando ancora abitavo da sola, però devo dire che ha accettato subito benissimo Paolo. È un po' geloso, di lui no, di Paolo no, però degli altri gatti sì, perché infatti se lo sto coccolando, ce l'ho in braccio e si avvicina a qualche altro gatto, di solito Luna, perché Mime generalmente se c'è qualche altro gatto con me non si avvicina, lui le soffia e la scaccia proprio, le dà le zampate per farla allontanare perché è geloso, nonostante poi con lei dorma, si leccano, si puliscono, giocano, cioè sono veramente amici, se così si può dire, però se io ce l'ho in braccio e lo sto coccolando, nessun altro gatto può avvicinarsi. Qual è la sua dimostrazione d'affetto? Tantissime, lui è veramente un gatto affettuoso, dal fatto appunto che dorma con me, al fatto che mi cerchi per fare le coccole, ma anche che mi lecca. Rispetto agli altri due che non lo fanno, lui viene lì magari al mattino e mi lecca la faccia, mi lecca soprattutto le sopracciglia, perché quando sudo mi rimane un po' di sale sulle sopracciglia e lui si diverte a leccarlo. E anche gli occhi, che è una cosa che a me in realtà dà un po' fastidio perché la lingua ruvidissima e mi fa quasi male quando mi lecca, però appunto lui lo fa spesso, di leccarmi le mani, la faccia, eccetera. Altre cose da raccontare ce ne sarebbero anche qui a Iosa, però mi fermo qua con le mie solite 10 domande e basta, il kitty tag è finito, se mai prenderò altri gatti. Lo so, no, Paolo non vuole, già 3 gatti sono effettivamente tanti. Però vi invito appunto a fare anche voi questo video tag se vi fa piacere, perché e magari taggatemi, userò un hashtag che è Kitty Tag e fatemi sapere anche voi con i vostri gatti un po' di informazioni, un po' di notizie. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!